due attesita la cooperazione del piano, proponga questo percorso non solo per il terzo anno consecutivo, ma generando e sollecitando anche interesse anche nelle nuove generazioni di artisti, perché uno dei temi su cui sta lavorando, stiamo lavorando noi cooperatori, e su cui è un po' la mia esperienza della farmacia cooperativa lo dimostra, è tutto il tema dell'intergenerazionalità. Non ho detto questo, allora sarò vecchio anch'io per la società dolce o per il movimento cooperativo, però il tema è comunque, e questo è molto importante, trasferire queste esperienze. Cioè io dico sempre che io passo facendo una staffetta, ho il testimone in mano e prima o poi lo devo passare al mio compagno di squadra, che spero, che essendo più giovane, corra più forte di me. E questo è molto importante, anche perché l'economia che descriveva Flavio corre più forte di noi, ha delle accelerazioni improvvise. Se noi che siamo i protagonisti di una forma di economia includente non stiamo al passo, inevitabilmente ci sopraffarranno, cioè sarà un... E questo lo vediamo tutti i giorni. Noi abbiamo grossissimi problemi del movimento cooperativo, tutte le contraddizioni che adesso abbiamo, le nostre cooperative di logistica al servizio di Amazon, piuttosto la grande, diciamo, di questa spinta consumistica su dimensione globale, che entra in contraddizione con l'esigenza delle nostre cooperative di lavorare, insomma, non le sociali ovviamente. E quindi faremo, se mi fanno dormire stanotte, comunque da domani inizieremo a lavorare questa cosa, la proporremo ex post ai soggetti che vogliamo coinvolgere, in modo tale che questa esperienza che iniziò con i saldi d'autore con Giuseppe, che continua con Inclusion, con Eugenio, possa avere, come dire, un futuro su basi certe, perché quelli la concretezza degli imprenditori, e possa alimentare l'interesse e la curiosità di altri artisti e dei futuri nuovi artisti che noi coinvolgeremo. Io lascio la parola al Presidente, perché è molto voi Presidente, però se insomma posso dire, Dolce, una cosa importantissima a cui io tengo tanto, oltre ad aver finanziato con sacrifici e risorse umane, con entusiasmo, ha anche determinato l'acquisizione dei nostri progetti. In effetti, in occasione del trentennale, dico io Presidente, ci saranno l'inaugurazione delle due stanze con l'installazione di Eugenio Baldi e con la mia installazione. Questo è una cosa ancora più interessante, perché dimostra come un'azienda, quindi una cooperativa, non solo dà un servizio culturale, quindi umano rispetto alle risorse umane, ma si parla anche di un'acquisizione che poi sarà possibile usufruirne a tutto il pubblico. Quindi questo è molto interessante secondo me, perché si sta creando un percorso all'interno della cooperativa stessa, e questi due siti specifici fatto appositamente dalla cooperativa dopo averlo deciso con il Presidente faranno parte quotidianamente della cooperativa stessa. Quindi dipendenti, tutti coloro che hanno a fare con la cooperativa saranno installazioni funzionali alla struttura già esistente. Quindi noi ci siamo relazionati rispettando l'identità, la memoria e la funzione di quello spazio, ma dandone un altro anche, ripeto anche, punto di vista, perché pensiamo che all'interno di un ambiente di lavoro, e questo non solo per pensare a Olivetti, non solo, quando uno è circondato da un ambiente accogliente, un ambiente trasfigurante, un ambiente così,
stimolante vive la propria quotidianità in modo diverso. Ti ringrazio, non volevo dirlo io, non era per timidezza, volevo che lo dicessi tu, perché questo io lo devo a Giuseppe e Eugenio, che hanno anche donato, Giuseppe le ha già donate le sue opere alla cooperativa, perché l'installazione, si è spostato questo atto di generosità, non tanto verso Pietro, ma verso tutti i soci, tutti coloro che hanno lavorato insieme a Giuseppe e Eugenio, da parte loro, non potremmo avere queste due installazioni, uso questo termine che per me è un po' fatico, però installazioni permanenti all'interno della cooperativa. Faccio una battuta perché io sono imparato ironico, faremo fatica a fruire bene del tavolo di Eugenio, perché lo vedrete, stavo ragionando, dicevo, lo pialiamo quel tavolo, no. Possibilità di usare un cristallo trasparente sopra che unifichi il piano. Quella è l'unica possibilità. L'abbiamo reso fruibile il tavolo di Eugenio. Adesso voi lo vedrete invece nella sua forma così, originale, poi dopo. Però lo fai tu, è quel lavoro lì. Assolutamente. Io a questo punto vi ringrazio tanto e vi invito all'installazione presso il centro di documentazione, c'è la dottoressa Romagnoli che vi accoglierà, perché siamo in casa loro, casa nostra, però siamo comunque ospiti e rispettosi degli spazi della storia del movimento cooperativo. L'ultimissima cosa è parte attiva, è parte attiva di queste installazioni. L'anno scorso lo è stato nella costruzione di quello di Giuseppe, quest'anno lo è stato nella mia, qui anche a loro ho chiesto di contribuire in un certo modo particolare a darmi supporto in questa cosa, e quindi è sempre più parte attiva, coinvolta e coinvolgente rispetto a questo tipo di iniziativa, e lo sarà sempre più, per quello anche la scelta della sede mi sembra più che appropriata. Va bene, grazie a tutti davvero.